Ok, bravo, ci siamo sfogati, adesso iniziamo con quello che volevamo. Parliamo innanzitutto di chi è che ha fatto la gara. Allora, oggi io ho fatto. Allora, lui. Anche io. Attenzione, non sapeva neanche nuotare. Ha fatto un triebo. Allora si era di vasca, era preoccupato, piangeva tantissimo. Non trovava la bicicletta, era disperato. È vero? Allora poi gli ho detto, guarda, ti spiego io il trucco. Fai due terracciate, quando ti stanchi ti appoggi un attimo, ne fai almeno tre. E lui è riuscito a fare anche il nuoto. Bisogna fare il... Aspetta, però parliamo anche di te. Poi ha fatto il cambio, la bici e la corsa. Ha fatto un'avventura, quindi ha qualcosa da raccontare. Ma quanto era lunga? E qualcosa da ricordare. Un metro. Poi vediamo anche loro due, venite voi due, dai, lui e lui. Lui, dopo parliamo di lui. Io non sono venuto in realtà. È la prossima volta, dai. Quindi, lui non sa... Allora, loro due. Lui l'anno scorso per tre volte. Allora. Allora, dai, togliti, non uscirò mai. Allora, loro due, lui l'anno scorso per tre volte è venuto in piscina. Allora oggi vediamo chi non nuota. Vogliamo vedere chi non nuota? Io nuoto. Se fate chiasso non nuota. Lui tre volte è venuto in... l'anno scorso non voleva neanche entrare in acqua. Dai, vieni qua giù, dai, il bimbone. Ma è partito. Sì, che è partito. Lo alzo, guarda, se fai lo sciocchino te lo alzo. Lui non voleva neanche nuotare l'altra volta. È venuto per tre volte. Ti ricordi che non volevi entrare in piscina? Hai fatto una gara di triathlon. È stato bravissimo. Quindi vedete, piano piano si... E chi è arrivato prima di loro? È arrivato uno che si è allenato tutto l'inverno. Poi lo spieghiamo. Quindi anche loro piano piano sono partiti assieme, tutti che sgomitavano, ti ricordi la partenza? Alla gara qualcuno gli ha dato il calcio in faccia. Ha preso pure un calcio in faccia, voglio chiarire. Mica è una cosa semplice questa, fare. C'era il ciclo per corsia, si è fermato, si è messo. Tienilo vicino a te. Tienilo vicino. Che sta facendo? A me. Tienilo, mettilo a me. Allora. A me si è rincastrata la ruota. Quindi. Lui è un'avventura, lei, anche lei. Ma mi stai intervistando? Cosa hai fatto di bello in gara? Cos'è che hai fatto la parte bella? Ma dai! Ce l'hai fatta forte? Per me cosa? La corsa! Lei, sentiamo lei, io l'ho vista! Allora lei faceva un pasticcio in acqua. Poi gli ho detto, fai quattro bracciate e respira. La prima vasca era assieme a tutte le altre, lei. Poi era virata, ha fatto confusione, ha cominciato a fermarsi e la seconda vasca è andata via lì. Perché si è andata così piano? La prima vasca era con tutte, era con le prime. Era prima. L'ho visto io. La prima vasca eri lì. Ciao. Si incendia sulla tavolina. Ma la prima vasca era assieme a tutti. Poi la seconda vasca... non mi fare male, dai. Non si muove, io li faccio. Ti dà fastidio? No, è lui che mi dà fastidio. Chiedi scusa. Non picchiato. Fabio, allora. Brico! Quindi, cos'è? Adesso saltate in silenzio. Quindi lo sport, che abbiamo scritto le gare, ferma. Ci dà, ma non ci capisci niente, capisco solo io. È un'esperienza, quindi, per crescere. Adesso... Quindi, lo sport ci dà appunto queste esperienze. Allora, non lo fermo. Se continuate lo fermo, è arrivato anche a... Quindi lo sport ci permette di fare questa esperienza per crescere come sono lo sport. Anch'io. Io. Sono l'ultima.
con lo sport. Che bisogna... Imparate a vincere? No, che cos'è che insegna di più? Impariamo anche a stare in compagnia. Che cos'è che insegna di più? La vittoria o la sconfitta? La sconfitta! Vittoria! Tutti dicono, devo vincere, devo vincere. Ma quella che ha più valore educativo, quella che insegna più cose è di tutti... Sconfitta. La sconfitta! Ma è la sconfitta che insegna di più. Perché ci dà la forza. Io sconfiggerò... Sapete come si scrive? La parola crisi. La parola crisi in cinese, sapete come si scrive? Con due... Sapete i cinesi come scrivono? Con dei ideogrammi. Con dei... La parola crisi, la parola crisi in cinese viene fatta con due disegnini, ossia problema e opportunità di migliorare. Quindi la parola sconfitta, problema e opportunità di migliorare. Quindi, ciao! L'obiettivo del nuoto. Che cosa mi serve nuotare? Vieni qua, mettiti davanti al corso. Che cosa mi serve imparare a nuotare? Che cosa mi serve? Le parti. Non lo so cosa mi serve. Però magari da grande... Non affondare la nave. Esatto, da grande magari mi servirà imparare a nuotare. Perché magari affonda la nave. Perché magari vorrò fare delle gare di nuoto. Perché magari vorrò andare a vedere i pesci nel mare. Ma se non ho imparato qui a nuotare... Affondo. Non potrò fare tante cose. Quindi voi non lo sapete, andare a prendere i granchi, andare a vedere i pesci, non lo sapete cos'è, andare a nuotare nelle onde e tuffarvi nell'onda che ti rotola nel mare, andare con i canotti in mezzo alle onde, fare surf, fare surf, non lo sai cosa ti servirà a nuotare, però se tu non impari qui perdi, sapete cosa vuol dire perdere il treno? Se non impari qua, perdi il treno, perdi una grande occasione. Come adesso la perdi l'occasione. Questa occasione di imparare. E per avere... Puoi chiudere apposta a bocca? No, e non dici niente. Non si capisce niente, se solo si stubare. Quindi, il desiderio di imparare, anche a scuola, è come avere voglia, con felicità di imparare. E questo desiderio di imparare, non ve lo dobbiamo uccidere noi, con tanti sgridarvi troppo, perché voi dovete avere sempre dentro questa gioia. Questa voglia di imparare. Se io sono una maestra di scuola che ti continuo a dire silenzio, poi non ti diverti più e non ti e ti piace andare a scuola? No, non ti piace neanche andare a scuola. Noi dobbiamo tenerli viva questa felicità. Il desiderio di imparare vi ha tolto questa passione, non bisogna mai uccidere. No, perché c'è la nostra maestra che capisce. È perché vi ha tolto la passione. No, perché voi mi fai sentire una cosa bella, ascolta. Aspetta, dai, sentiamo. Perché c'è da studiare, quindi poi ci dà gioia. In gara cosa è successo? C'era un problema e loro hanno trovato una soluzione, sono riusciti a risolvere il problema e arrivare a fine gara. Quindi la competizione
per i ragazzi è importantissima, perché c'è sempre una competizione tra di voi, una competizione poi ci sarà tra di voi e i genitori, una competizione con me. E il bambino prova sempre a stuzzicare il genitore, la maestra, eccetera. Io faccio la maestra. Anche tu sei sempre lì e puoi sempre fare quello che vuoi, cerchi sempre di stuzzicarmi. Va bene, allora andiamo all'allenamento. Aspetta, taglio. Piano, è finito, allora, allora il migliore allenamento qual è? Nuoto. È quello che noi condividiamo. Invece deve essere un allenamento con forza. Sì, che cosa volete fare oggi o che cosa voglio fare in fare oggi? Cosa? Deve essere un allenamento condiviso. Quindi facciamo come dice lei, ma facciamo come dico io. Quindi che cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Ho finito. Cosa facciamo oggi? Nel nuoto facciamo una parte di tecnica, una parte facciamo delle gare con le tavolette, con i galleggianti, con le linee, facciamo una parte di anche ancora. Dai. Poi facciamo a fare dei giochi. Ok? Dai! Allora, che disastro qua, non so se lo metterò.